Con Daniele De Pandis, MVP del match, commentiamo questa chiusura di regular season. Il risultato certo era importante, ma contava fino a un certo punto. Il quarto posto era già consolidato, era tutto sommato un test importante per quello che succederà poi nel prossimo weekend. Allora ti chiedo come sta Cuneo. Noi abbiamo visto una squadra in salute anche dal punto di vista mentale. Sì, è un periodo che stiamo giocando abbastanza bene. Oggi volevamo chiudere bene non tanto per la classifica, ma per, come hai detto tu, per arrivare bene sabato prossimo, che per noi è già come la prima partita, è la vera finale per noi. E niente, poi oggi volevamo vincere anche per il nostro pubblico, che ultimamente è sempre presente, insomma. Senti, se ci guardiamo indietro vediamo anche dei mesi, no, difficili, complicati, però poi insomma gradualmente il lavoro evidentemente ha pagato. Insomma, ti aspettavi comunque di concludere in modo così positivo una stagione che, insomma, dove avete vissuto anche momenti abbastanza complicati? Sì, siamo stati molto bravi a rimanere uniti e a uscire dal periodo brutto che abbiamo avuto verso novembre e dicembre. La forza di questa squadra è anche questo, diciamo, il gruppo. E niente, siamo contenti e proveremo sabato a portare i colori dell'Italia più in alto possibile. In bocca al lupo. Crepi.